Eccoci qua, finalmente possiamo provare questa nuova demo di Magot. Adesso ecco, abbiamo dato già le istruzioni per poter far partire il gioco, così stiamo caricando ovviamente su Commodore 64 originale. Ecco, adesso diamo il run e finalmente ci possiamo godere Specifichiamo che in santa stiamo pace caricando il tutto tramite tramite floppy. floppy, esatto, così. Macchina originale, floppy, quindi tutto proprio a puntino, a mestiere. Ora aspettiamo la schermata d'inizio. Speriamo che l'audio sia buono, insomma. Adesso vediamo, ecco qua. Facciamo vedere la scenettina iniziale con i tre funghetti e il Magot che scappa. Questa versione 1.1 ha vari bug fix, ovviamente mi sembra che sia anche una difficoltà di gioco un po' più umana rispetto alla versione Sì. precedente, che era veramente difficile, soprattutto per quanto riguarda i funghetti, che erano duri a morire, Molto molto duri. tosti, tipo. E quindi ora siamo pronti, abbiamo già impugnato il nostro fido joystick. Joystick, come non mi ricordo E qualcuno appena l'aveva il maghetto detto. comparirà sulla scritta, faremo partire il gioco. Eccoci qua, sta lì sopra? Pronti? Via! Parte il game, ovviamente facciamo una nuova partita. Eccoci qua, abbiamo una bella schermatina di presentazione, abbiamo tutto il mondo della foresta incantata. Io mi siedo. Con i suoi bei livelli, facciamo una partita veloce, ovviamente senza troppi fronzoli. E mi piglio il caffè. Mentre lui sorseggia il caffè, io Me la divertirò. sudo, esatto, tipo farò una bella strippata. Press fire, pronti. Aspettiamo che il nostro fido drive ci carichi il primo livello. Eccoci qua. Oh, il maghetto è arrivato. Ora siamo pronti. Allora, facciamolo dare una cosa. Il maghetto è rosso, mago che in questo caso è parte con due armature. Si può vedere anche in basso a destra, c'è l'iconcina dell'armatura che è rossa. Se questo non avverrà ovviamente Nella versione nella finale. playlist finale. Quindi ho reso un pochino più facile la cosa regalando due armature iniziali. Cosa che ci facilita di molto il compito, molto arduo. Un bello scudo. Con questo possiamo andare a devastare un po' di roba. Senza essere Questo. sbagliati. Esatto. Diciamo che ci siamo complicati la vita adesso. Sì. Voilà. Ovviamente questi andranno ammazzati. Oh, abbiamo perso la prima armatura. Esatto. E adesso, come vedete, è diventata verde. Notate pure il colore dell'armatura in basso, sempre a destra. Ma cavolo, è tutta a sinistra. Era sinistra, destra, vabbè dai, E sono ormai tanto, vabbè. siamo sul pezzo. Come possiamo vedere adesso queste monete poi ovviamente ci serviranno Adesso è duro da spuntare, in un devo futuro spuntare poi. culo. Esatto, sì, siamo stati fortunati. Diciamo che ci vuole anche una buona dose di fortuna in Magot. Al momento non abbiamo ovviamente ottenuto nessun power up. Ovviamente questi sono molto pericolosi, come avete potuto ben vedere. Guarda dove l'hai fatto scendere. Questi non scendono mai più dalla piattaforma e noi praticamente ci ritroviamo così. Se riesco a farlo girare, ecco, magari forse riusciamo a farlo. Dalla piattaforma non dalla. Ah, è proprio. Sì. Proprio. Ricominciamo da capo, ok, a posto. Ok, abbiamo praticamente. Sono rimasti quei due beoti lì in
alto e noi ce li facciamo secchi, se riesco ovviamente a salire le piattaforme in maniera indolore, in maniera umana. L'hai fatto cascare su. Niente, cioè, avevo un'abilità notevole nel ma strano, perché comunque è la prima volta che succede una cosa del genere. Vabbè, comunque, come la prima volta che non ci ha dato veramente un bonus neanche a pagarlo, tipo. Molto umano proprio, sì. No. Vabbè, niente, abbiamo perso la seconda armatura. Vabbè. Tanto quello rimane così fermo. Bene. Prima tranche, primo livello finito. Nessun bonus dato, la vedo dura per il secondo livello. No. Andiamo tranquillamente. Neanche una scarpetta così tanto niente. Per gradi, niente però. Sta proprio come si sì, dice. Sì, condannato certo. Proprio di. Cerchiamo di far fuori questo, vediamo un po'. Oh, e adesso la cosa cambia. Questa è la raffica. Questa è la rafficona. Pure le scarpette. Con le scarpette che andiamo anche più veloce. Impianto frutta. Hai visto? Lacrime di coccodrillo queste, eh? Occhio non perde tutto, ammazza le nebbie. No, ammazziamo tutte le medusa volando. Adesso ucciderò qualsiasi cosa. Lo potrei neanche da sotto. Vabbè, cioè, vabbè. Sempre se riusciamo a salire. Andiamo via, vai. Andiamo ancora. Oh, niente, è saltato. L'ora comunque è tarda, quindi. Pure lo sparo lungo, vai, vai, piccata, ci andiamo, tra. Adesso ci abbiamo. Adesso c'è l'orda infernale, carina. C'è la vespa mannara qua. Sì, proprio. Ah, questo mi è sceso proprio a piombo. Sì, sì, in capoccia. Guarda, occhio per quelli. Ecco, stavo vedendo di riuscire a fare. Seccato proprio nella maniera quella proprio più atroce possibile. Spostati con il mondo. Con il mondo sullo schermo. Guarda che culo. Caricato delle scarpe. Cosa abbiamo fatto? Ammazza questi qua. Vorrei cercare di ammazzare un po' più di roba possibile. Tac, tac, nel frattempo. Abbiamo soltanto api pericolosissime. Pure le scarpette ha dato. Se riesci a passarci sotto, cosa che vedo molto hard. Perché ho le api sopra che non stanno. Le scarpette stanno sparendo. Vabbè, l'importante comunque sia è mantenere questo spado che è fondamentale. Ma abbiamo praticamente ci è rimasto il nemico più stronzo in assoluto. Eh sì, la vespa mannata. Che ovviamente ti ha centrato un pieno. Vabbè, non è aria, l'abbiamo capito. E vabbè. Niente, continuiamo così. Stavolta però l'abbiamo seccata. No, ci vedo che è andato via. E ce ne andiamo, dai. La prendiamo, dai. La monetina. Due livelli. Abbiamo già perso due vite. Perfetto. Tutto calcolato. Ma siamo senza power up. Ragazzi, guardate. Questi effettini sono molto belli. Ah, poi fantastici questi fumetti proprio. Ti calano ancora di più praticamente nell'atmosfera. Sembra di quel gioco. Tizio che vendeva le console tipo la. Il ciglione, sì, la PlayStation. Come si chiamava? Antinori, sì, quello che ti vendeva la Polystation. La Polystation, esatto. Guardate questi effettini come sono belli, questa sì, grafica, come questa grafica così bella, favolosa, questi colori così vividi. Esatto, però. Niente, il fronte proprio blastato completamente. Penso che dovremmo rifare un'altra partita, che tanto questi qui non muoiono mai. Dai, no, ya fai. Sì, sì, piano, ya fa. Vai, dai, muori come d'oro. E questi qui sono stupidi, ma non conosco. Guarda, devi solo rigarti la sparo un attimo. Occhio alla pallina. La palletta fa infame. Guarda la quantità immonda di sprite che ci sono sullo schermo. Che ti si vogliono infiappettare. Sì, sì, anche naturalmente in maniera molto lenta. Ho avvicinato questo, però questo potrebbe questo mi ha poppato proprio praticamente in bocca. Cioè ti stanno chiudendo. Sì, a riccio praticamente. Non so quasi più dove andare. Ok, però altri lidi. Lì un po'. Piangi un po' che così vedo anche il bonus. Oddio! Ma più. Mamma mia, non me la un cazzo della. Vai. Così devi piangere. Piangere più. Quanti colpi ti devo dare? Ok. Adesso aspettare che risalgano questi. Oh, lo bello scudo. Vai, ma cazzo però, almeno sì. Vabbè, sparcelli questi dietro la raffica, eccola, vai, la figona, quella ci serviva proprio, ci fa finire questo
livello in bellezza. In scioltezza. Guarda, 4 livelli abbiamo fatti, eh? Bene. Tutto a posto. Bravi, state buoni. State buoni. Buoni. Mi raccomando. Ma no, mi ha sparato. Ho cercato di sparare dall'altra parte, ma niente. C'è stato niente. Mamma mia. Guarda dove scappetti. Oh, questo anche è un bonus fondamentale. Ma perché punti? Non riesco a vedere niente. Ok, sparo lungo. Sparo lungo, però guarda come. No! Me l'ha poppato dietro l'altro, dai, sì, niente. Niente, toccherà di fanato. Questa è la. Questa è la. Ha cominciato così male e è finito peggio. Questa è l'ansia da prestazione. Ok. No, ho detto, guarda che poi riprende, la puoi riprendere ancora sta partita. No, vediamo un po'. Lo vedo sempre più tosto. Ah sì, bisogna spiegare una cosa. I funghi quando si incassano diventano rossi, sparano e ti mandano ancora più lento di quello che sei. Esatto, ti sparano poi a tua allora, specie di spora rallentante. Ma poi te la sparano a raffica, visto? Sì, 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 non ti fanno proprio più muovere. Certo che quelli che hanno fatto sto gioco, guarda. Ci sono impegnati, eh. Non si proprio stronzi, ma proprio, eh. Magari il vecchio spago mi faceva schifo dammelo. Vai, che è rimasto solo per pallettami. Solo questi pallettami qua che ovviamente non. Sì, che poi correggeremo più avanti perché non posso. Beh, è sceso per sbaglio, guarda. Si incastrano lì, non scendono più. Il che per la demo va pure bene. Il gioco finale un po' meno. Questi dovrebbero girare, wanderare per lo schermo. Piano piano questi sono piccoli bug fix e verranno poi. Sì. Ma non è solo, guarda, il problema è semplicemente la conformazione. Basterebbe dare una sistematina alle piattaforme in modo che loro quando saltano poi possano vedere. Vabbè. Occhio qua, ti ricordi che la freccia diventa in fronte, parapara. Mi faccio da qua. Perché se non mi dà qualche power up? Ma te la dai tutte e due? Due, no? Cioè, ah no, ti mancano le scarpette e la. Pensavo che te l'avessi dato le scarpette. Mi manca proprio tutto. C'è solo la, praticamente la lunga distanza che mi ha dato due volte. No, ma preso pure un bug? Sì, non è un bug, è normale, devi prendere bene. Ho sculato, dai. Sculossi, sì. Vediamo se questi cani arcieri mi daranno qualcosa. Tanto greco non ha funzionato. Che non è un insulto, cani arcieri. È proprio che sono cani. Proprio cani arcieri, infatti. Non serve. È la peggior specie, anche però. Dammi qualcosa, dammi un cavolo. Quindi ne olio. E devi sperare devi sperare che magari ti dà qualcosa adesso così, questi funghi che sono rimasti, ma non mi sembra. Non mi pare che non abbia dato. Ne sta, ce ne stanno due, eh. Ho detto, non ho detto, vai. Niente. Proprio. Sta partita non mi ha aiutato molto. Ma questa musichetta Mineoli davvero come si chiama? Questa Mineoli sì, è molto diciamo evocativa. Ma questa noi l'abbiamo presa proprio dalla musica che suonava il Vineoli sotto casa mia. Beh certo. Quando ero piccolo io entravo da questo Vineoli mentre all'osteria, esatto, mentre riempivo il fiaschetto, il quarto di vino, si sentiva sta musichetta che saleggiava. Stornellava così. Sileggiadra. Nell'aire. Sì, ma dammi qualcosa. Cioè, sempre questo, poi sono tre volte meno. Adesso spari a lunga distanza.
No! Una grossa cappellata. Io pensavo che saltava sulla piattaforma, adesso invece mi ha fregato proprio. Ecco, alla grande, devi spostare? Ti devi togliere. Vabbè, già bella rifatta la partita. Non è detto, non è detto. Sì. L'ultima vita, no. Eh beh, ma stai a livello 6. Mica poco. Lo so che non è poco, ma non è neanche tanto. E muori? No, no, si rifiuta. Si rifiuta proprio di schiattare. Ah, poi si è aggiunto anche il fumo. Sì, sì. Non abbiamo fatto proprio la festa. Cioè, tipo così, il festino totale proprio. Party games, tipo. Sposta. Io mi confiocino. Qualcuno verrà a schiattare un po'. Sì. Sicuramente è molto probabile. Sicuramente che darò tipo il bacio d'addio io prima del volo. Questo pop da es. Questo deve essere fresco fresco. E era d'altronde senza armamentario qui tocca farvi. Come si dice? Quindi il primo che schiatta ci fa un favore, insomma. Di necessità virtù. Vai, vai. Inghietto pure lì, mi sembra abbastanza tosto a morire. Sì, ma era proprio lì, andante. Guarda, io ti consiglio di farti scavalcarli proprio, guarda, passa dall'altra parte. Ah, ormai ormai mica tanto. No, no. Per forza, c'ho altri funghietti sotto. Tu ci avevi col fuoco, comunque. Sei un tenerano. Questi però se ne davano una proprio sovviata qua sotto. Sì, io. Sì, ma io perché ti ho detto di far giro? Perché così magari potevi fermare il fungo prima che scendesse, invece no, molti ritrovi tipo un'altra volta il. Vabbè dai, tanto sono gli ultimi. Sono sti arcieri che niente, proprio non morono manco. Arcerano qui. Sì. Sì, lo so, so. Capisco. Capisco perfettamente. E non mi dà manco un power up, si è proprio dimenticati questa partita. Sì, sì, ha proprio lasciati a casa. No, no, no. Dai, dai. Qui qualcuno lo va. No, non scendo adesso. C'è stava a prova. Carità. Lo so, ma meglio da un giro un po' strambo. Fallo passare. Prima o poi dovranno crepare, o creperò io. Mi scambi. Io è malattia. Scavalchi, vai, corri. No, le scarpe sono quelle da aiuto, Visto che non mi ha dato niente praticamente, vai, andiamo un po' più veloci. No, ridendo scherzando sei arrivato a livello 7. Sì, sì, con tutto che non mi ha dato niente, l'ho partita negata. Sì, ma non siamo lì. Inutile però. Alla fine del livello zero mostri e dà lo scudo. Ma proprio fatto la pernacchia, capito? Tipo, stavo là. Chi è? Becca questo scudo a cazzo così, tipo. Io direi che ammassi il fungo che sta là sotto nella cura. No. Sì, ammassa quello, ha carità dove. Adesso devo essere pure unito. No! Ah, ma da tu sì, certo. Ovvio, io non ho visto che c'era lo scudo invece. Se tu uccidi quello che sta in basso a sinistra è meglio. Devi fare. Non fa un giretto, dai. Tanto questi non scendono giù. Tanto questa qua, questa è buona perché è zona salvezza sulla mattonella, dico. Sì. Quindi questi li faccio mandare un po' più avanti. E questi non mi avremmo ormai fatti fuori qua. Comunque no, mi avessi dato una volta lo sparo doppio e niente, È un po' che. Che non vedo power up di nessun genere. Io lo sarei. Poi a sto punto prima quelli sopra. O quello sotto, come le pare? Guarda, non cambia più di tanto. Però devo salire qua. No, dico nel senso magari uccidi questi due da qualcosa e c'è la mascherina quello sotto, no? Oddio mio! No, ma guarda, eri girato dall'altra parte. Ma lo sai, più di una volta mi capita questa cosa. Sono morto parecchie volte perché pensavo che sparasse a destra e invece mi spara a sinistra. Vabbè ragazzi, sette livelli, ho fatti vedere. È andata così. Non mi ha aiutato manco per niente. Io stavo veramente. Volendo si potrebbe fare un altro gameplay. Io faccio tipo un. Non so, tanto siamo sempre a registrare. Proviamo
magari la seconda tranche, forse magari siamo esatto. più fortunati. Vediamo un pochettino quello che ci riserba il destino. 8, 9, 10, mancano anche quelli tre livelli, dai. Mm-hmm. E vabbè, tosto, di nuovo new game, anche perché questo gioco è... ti invoglia, capito, no? A ricominciare, perché... Ma io sono contento. Dice che è una sfida, devo assolutamente riuscire a andare avanti, o a essere anche più fortunato con i power-up. Mannaggia. Ovviamente questo linguaggio così educato non esiste quando non stiamo registrando, perché le bestemmie si sprecano. Ma perché sono educato? Non ti... Assolutamente no. Chi è educato qua? Scappano fuori le bestemmie, quelle che voi non avete neanche mai sognato. Oh. New game. New hope. Oh. Sì, lui. Dai, Brugo. Scappa fuori, Brugo. La scarpetta qui sembrerebbe una cosa buona, ma non so, sono a 200 all'ora. Ok, da qua è abbastanza semplice, diciamo. Perché non hanno un buonino là sopra, ma non ce ne può fregare niente. Possiamo tranquillamente, ecco, lo sapevo che lo facevo, prima o poi l'avrebbe fatto. No, devi saltare su, fallo. Ma poi c'è quello stacco per rompere un attimo le scale. Mi ha fatto una grossa cazzo. No, poi sai. Yeah. Vabbè, ti ho fatto la mia cazzo. C'è del peggio. Si poteva andare molto peggio. Quindi praticamente in una partita normale della versione finale tu avresti già perso la vita. Questo è chiaro. Ovviamente sto aspettando il doppio sparo come un mannaro. Come un mannaro aspetta la sua vittima. Esatto. A mannaro proprio. Da quest'ora quel cavolo, non fate più gli smargiassi, niente, vabbè. Scarpetto, diciamo, questa botta e abbiamo perso uno scudo. Via, pronti per il secondo round. E voilà, qui andiamo tutto a questo. Esattamente dove è morto quello di prima. Faccio una dichiarazione un po' stressata, chiamo. Afro di queste. Su, brava, okay. E voilà, niente sparo doppio, ma ce la siamo cavata. ebbene sì, muy bien. Terzo livello, gli facciamo fare il fumettino, 1, 2,
3, 4 e si va. Morirà mai questo no. Tanto il drive carica. Sì, sì, il drive è carica. Fa il mestiere suo praticamente. Eccolo, se non lo poppava proprio in bocca. E quasi successo. Lì stava scappando, metteteci qualcosa a voi, qua. Fa buffo, come si dice. No, no, ma nato. Faccio niente, ho preso già 4 di quelli. Più volte non lo fregavo, ma guarda, non mi ha fatto apparire. No! Lo so. Ah, ok, era veramente tosta, eh. Sparo che lo sto ambendo tipo come podio. Lo ambisci, quindi. Lo ambisci. Sì, sì. Ambiscilo. Lo sto ambendo. Lo so che tu mi vuoi blastare come podio e io proverò a tener duro, come si dice. Questa palla sta un po' più larga, non vedo l'ora di farla secca. E stiamo tornando indietro il fumo. Però stavolta cioè, come l'avevo preso, giustamente lui dice perché l'hai preso? Esatto, devi morire. E devi anche morire male. La palla è presa in volo, però vai, lascia prendere la mano. Blasto a tutti, blasto. Vabbè, adesso sei carico, c'hai tutto. Sono carico, ho perso 2 armature. Hai scarpette. Sparo lungo e sparo a raffica. Ok. Quindi posso pure giostrarmela di sotto, mo adesso. No, 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 sempre sta cosa che mi spara dall'altra parte. Sì, è il fatto che c'ha questa levetta qua, c'ha il stick, c'ha il culo da verificare, cioè praticamente è la molla che è un po' troppo dura. La molla mi scatta subito indietro. Aspetta. Ah, non già, ma va bene lo stesso. Non si rifiuta mai niente. No. Guardate, con il power up a pieno regime le cose, diciamo, risultano un pochettino più. Occhio se ti casca in testa la valigia, da qua si è fatto. Infatti posso dire tipo ammazzare qua, cioè, questa è zona safe, qua fai proprio a sbudellare a chilometro. Vi rompo come pochi. Tanto per dirtene una, via, becca in carta e porta a casa. Dai che sei solo a metà. Ma se lo so. Voglio vedere morti. Vai, vai da qui. Se vuoi, voglio farmi il funghetto, ma vanno un po' più lontano. Brusta. Vai. Vedere che rimaniamo inattivi. Ma rischio, faccio fare tutto. Blasto! No, ma non è da loro, mi serve. Mi serve a che non lo so, però va bene lo stesso. Bravo, breve. Questa robetta, sì. Sta a trovare un play un pochino più serio, dai. Un pochino più serio, vado per me. Questo va messo. Questo è il sangue dei nazisti, sarà passato.
piano 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 pure con sparo doppio. Però stanno un po' spagliati, stanno. Qui c'è il manico, questo è il manico, eh. È classe. Esatto. No, ma tirane fuori un altro, eh. Faccio manco scendere questi piazzi, lungo piazzo. Palle di gomma, palle di gomma. Questa sera si può capire io e te. Te sei comprato le palle di gomma? Vedi un po' che parla. Erano le scarpe di gomma. Esatto, però... erano scarpe di gomma, ma tutto sommato. Ci sono rimaste le palle di gomma. Ma noi le blastiamo come pochi, ormai siamo diventati veramente dei mostri. Delle macchine. Delle macchine schiacciasassi proprio. E via, pronti per un altro livello. Ragazzi, livello 7, dai. Livello 7. Comunque questo gioco, guarda, c'ha veramente una ricchezza grafica non indifferente. Grazie, grazie. Ci piace veramente molto. A me personalmente mi calda di parecchio. Vai, scusati, fallo scendere. Ci scende il blasto come può. Possiamo anche prendercela con calma, diciamo, qui, dai. Ormai, questo, ormai proprio ci stai dando tutto. Ci sta dando tutto te stesso. È stato buono stavolta. No? Stavolta è stato molto magnanimo, sì. Lo ammetto. Però, fa cazzata. No, devi, comunque non devi scendere. No, no, vorrei fare una cosa, tipo, che ne so, farla via proprio tipo là, e no, mi ha sparato dall'altra parte, non fai niente. Il muro è un po'. Vabbè, ce la farò. Ce la farò piano piano. Ok. Ci mancano quei due basti. Sì, andiamo tranquillamente a blastare questi due. Faccio anche salire. Faccio anche credere tra l'altro. Arrivo! Yes, arrivo. Scudo è molto utile, quindi si piazza. E voilà. Piano piano. Livello 8. E ok, livello 8. Vediamo un po' quello che si può fare. Questo è un livello abbastanza stronzo. Ma a prescindere da tutto. L'hai visto bene sto livello 8? No! Cagnotta, l'ho visto, sì. L'hai visto bene? L'ho visto. Questo è proprio sul classico Bubble Bobble, tipo. Ma lo vedi che è tipo una faccia? Ah, oddio, non ci ho fatto caso. Anche i denti. Ah, adesso ci ho fatto caso, sì. Fatto apposta. Ci ho fatto caso proprio adesso, ora. Mo qua senza nessun power up le cose, diciamo che non sono proprio piacevoli. Io lo farei prima con i suoi. Così in tempo. Ma fatto anche questo fossi dentro di te. Diciamo che già un allunghetto ce l'ha dato, dai. Mi avrebbero le scarpette adesso. Magari. Sarebbero di molto utili. Ne mancano ancora 14. Voglio. Questo è un quadro molto lungo. Vado. Vado pure normale. Vado pure a quell'ora. Niente. Andiamo a fare. Ah, perché mi poppa questi cosi qua, sinceramente. Non c'ho molto da occhio perché. Vabbè, anche su questo si passava un salto sulla piattaformina, però. Allora, cominciano ad arrivare. L'ape. Quella dove è andata. L'ape Mannara.
No, lo sapevo che mi blastava. La prima andata da sì, ma non c'ho. Non c'ho armi, quello è il problema. Vabbè, ora l'ho fatta fuori, no? No, è rimasto affatto bene quello che ho fatto. Ma raga. E questo quadro comunque è tosto, pure prima hanno morto un sacco di volte qua. Ma lo vedete qua che la vedo un po' meno confusionaria la situazione. Scudarello, diamolo. Se lo via prima io, o poi via prima lui. Che sta un po' là non mi dirà mai non stanno mai le api sono le pine quelle piccole queste verdi sono stupidine sono stupide ma e devi a rompere le palle sì allora questo è il quadro lungo e ostico proprio. Così a buffo proprio. Ah, questi ora saltano qua. Scendi lì. Gli altri mi seguono a barra tipo. C'è power up voglio da quello che prepara con molta fatica no? Ci abbiamo verso la fine di questo livello è impazzito sulla piattaforma. Dite che ti attacchi a sto livello senza power up yeah. Che ci vorrebbe almeno uno sparo doppio per fare questo che è un po' impossibile. Dai che fai quel saltello? Grazie per tutti i bonus che mi stai dando in questi ultimi livelli. È veramente molto buono umano. Sai che c'è, ma fa un po' di cosetti qua sopra, va. Magari forse me danno qualcosa, forse. Così dice a Roma se mi danno qualcosa, mi danno un culo e fa che hai capito. E poi tutto quel bordello là sotto, ovviamente finirò questo livello in tipo mezz'ora 40 minuti. Oh, ah, bene. Mo sì che stiamo proprio a posto. Cioè, guarda che Borgia qua. Ragazzi, farà quello che si può qua. Molto poco o niente, tipo. Madonna, c'hai 5 sì, non c'ho niente praticamente. Speravo di dire qualche power up, ma. L'ultimo punto, vai. Stretto per forza aspettare ragazzi questo long play mi farà sudare come pochi tipo poi ci sono ancora quelli che ovviamente non sono stati mai colpiti manco mezza volta ma piano piano li stiamo fiaccando oggi ne sono rimasti invece ancora 800 da notte tipo qua. Questo mi fa paura. Abbiamo seccato e poi arriverà subito il posto un altro quello penso che lo prende da là dalla piattaforma lo puoi io sparare al posto ah non l'avevo notato guarda un po' che ti ha dato come ovvio così. Ma
Ah, ora sì che si comincia a ragionare. Ma cominciamo quasi quasi a ragionare. Perché mo stiamo proprio a posto. Questo quadro è bello, era bello ignorante. Quindi paura cambia colors. Molto bene. Livello 10. Che te posso in agua sti? Aspettiamo che scende qualcosa da là. Vedo un po' di calca. Qui non è che prendo molta roba, ma cercherò di cambiare ovviamente posizione. Sì, anche perché sennò è tutto domani. Avevo ben visto, allora di qua non c'è niente, però passare qua sopra, piano piano, e vediamo se riusciamo a castrare qualcosa qua sopra. No, no, ma dammi un'altra valletta. Questa sta, diciamo, che castra la mia. Diga, che ti voleva così, quanti segni? Un fiorino. Quattro vite d'avanzo, bucio di culo come una capanna, e questo è il boss che praticamente ti dice che ti potrebbe rompere il culo, ma diciamo che alla fine te lo romperà prossimamente. Sì, è una finta, gli abbiamo preso per il culo. Ragazzi, questa è la Magot, sono riuscito finalmente a fare tutti e 10 livelli della demo. Ovviamente per avere questi risultati mi sono fatto 800 miliardi di partite, e qui il programmatore Mr. Vizkid è testimone. Il grafico. Il grafico. Il developers. Il developers. E quindi niente, speriamo che il video sia di vostro gradimento e alla prossima, ragazzi. Come dice Fidel Banga Bauna. Buonasera. No, no, fa un gesto con la mano che adesso non si può vedere. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Che allora faccio il commentario. Buonasera, buonasera. Oppure Mike, buongiorno. Allegria, Cari amici ascoltatori,